Buonasera dalla redazione regionale di ETG. Di fronte al tempo è importante mantenere viva la memoria storica della Resistenza. Il monito arriva dal vicepresidente del Senato, Vannino Chiti, che è intervenuto oggi proprio nel parco collinare di Sabbiuno, di Paderno, in occasione dell'anniversario dell'eccidio avvenuto proprio a Sabbiuno e dove un centinaio di giovani partigiani rimasero vittime dei nazifascisti. Noi abbiamo raccolto le dichiarazioni proprio di Chiti e del sindaco di Pianoro, Gabriele Minghetti. Sentiamo le loro parole. Sono rimasto colpito perché è un sacrario molto semplice. Ci sono i sassi con scritto i nomi e un sasso su cui è scritto 47 sconosciuti. Ci sono le mitragliette, c'è il dirupo dove cadevano i corpi e poi le testimonianze di alcune ragazze. Una che ha letto un brano della nonna che dice aspettava il marito che non è più tornato, e l'altra una ragazzina che ha fatto una piccola tesi di terza media ricordando uno della sua famiglia che qui era caduto. È veramente un qualche cosa che induce alla riflessione e alla commozione, che sono sentimenti più forti delle stesse parole. Il messaggio alle giovani generazioni è che nella Costituzione ci sono scritti i nostri diritti e i nostri doveri, e prendendoli a riferimento, sentendoli propri come italiani, prima di essere di sinistra o di destra, si può costruire un futuro all'altezza delle nostre esigenze e delle nostre aspettative. Oltre ai tre morti pianoresi, qua tanti giovani sono sacrificati. Credo che oggi collegare questo sacrificio a quello che oggi i giovani hanno di fronte sia importantissimo. Ripartire da quei valori di libertà, di democrazia, di uguaglianza e solidarietà è fondamentale per riuscire a costruire il futuro, per dare una speranza ai nostri giovani. Io li ho chiamati nell'intervento perché questo è importante. Ecco, in questi due anni di presidenza del Comitato, insieme a Pietro, stiamo mettendo in piedi tanti incontri con i giovani. Tentata rapina a mano armata ieri sera fuori dalla fiera di Bologna, teatro sino ad oggi del Motor Show. Tre uomini con il volto coperto da un passamontagna hanno cercato di impossessarsi degli incassi dei parcheggi della fiera gestiti dalla cooperativa L'Operosa. I tre rapinatori hanno seguito i due impiegati nella cooperativa che rientravano nel parcheggio con la loro vettura e, minacciandoli con una pistola, hanno intimato loro di consegnare il denaro. Uno degli addetti ha però avuto la prontezza di reagire utilizzando come arma un paletto di delimitazione di parcheggi. Colti di sorpresa, i malviventi hanno risposto con un colpo di pistola che si è conficcato in un muro senza ferire nessuno, fuggendo poi a bordo di una utilitaria grigia. Delle indagini si occupano i carabinieri. Ha ricevuto una lettera della segreteria di Stato Vaticana Cristina Vai, la maestra sospesa nei giorni scorsi dall'insegnamento della scuola elementare Bombicci di Bologna per una lezione giudicata troppo forte sulla caduta degli angeli tratta dall'Apocalisse, che avrebbe turbato una bimba della prima B. A denunciare la vicenda era stato il parlamentare PDL Fabio Garagnani, che aveva presentato un'interpellanza per il ripristino della legalità scolastica, fissando i limiti di intervento del dirigente scolastico che ha deciso la sospensione e che adesso annuncia un possibile esposto denuncia per abuso d'ufficio nei suoi confronti. A fine novembre ho scritto una lettera al Papa per raccontare la mia situazione, ha detto la maestra Cristina Vai, e ringraziarlo per la sua battaglia eroica contro lo spirito nichilista di questi tempi. Sua Santità ringrazia di cuore per il fiducioso gesto e per i sentimenti che lo hanno ispirato, cita la missiva del Vaticano, e di cuore in parte la benedizione apostolica, che volentieri estende alle persone care, con particolare pensiero per i piccoli alunni. Mi auguro che la lettera del Papa, ha detto Garagnani, faccia chiarezza una volta per tutte sulla perfetta ortodossia cattolica dell'insegnante. E torniamo a parlare dei temi legati alla famiglia, una scelta che è premessa di novità. Così in un articolo in prima pagina di Bologna 7, supplemento di Avvenire, a cura del Centro Servizi Generali dell'Arcidiocesi di Bologna, la Chiesa Felsinea plaude alla decisione di 12 associazioni cattoliche di lasciare la consulta per la famiglia, in seguito al via libera del Comune sull'ingresso di due associazioni di orientamento omosessuale. Per le nostre associazioni, viene osservato, si apre un periodo completamente nuovo per sperimentare nuove forme di rappresentanza e di rapporto con le istituzioni, anche alla luce del dibattito andato in scena nelle scorse settimane tra mondo cattolico e amministrazione comunale.
Ancora cronaca, è uscita di casa per 2 ore, dopodiché quando è tornata ha trovato il proprio appartamento della periferia di Bologna messo a soqquadro. Qualcuno era entrato e aveva rubato gioielli per un valore di circa 20.000 euro. A chiamare la polizia ieri pomeriggio è stata una donna di 68 anni che aveva appena subito il furto in via Benedetto Marcello. I ladri erano saliti grazie ad una impalcatura montata per lavori di ristrutturazione e avevano forzato una porta finestra che dava per l'appunto su un terrazzo. Autostrade per l'Italia rende noto che domani potrebbero verificarsi dei disagi per uno sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali. Saranno comunque garantiti i servizi di assistenza e il funzionamento degli impianti per il pagamento del pedaggio che, si ricorda nella nota, è dovuto per legge. Per qualunque informazione sulle condizioni di viabilità è attivo comunque il numero verde 840 04 21 21. Violenta protesta ieri sera in un reparto del carcere di Parma. Intorno alle 20.30, si legge in una nota del SAP, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, alcuni detenuti hanno gettato nei corridoi bombolette di gas, bastoni, scope e generi alimentari, dopodiché hanno dato fuoco alle lenzuola. Ad avere la peggio l'agente di servizio nella sezione cui è stata riscontrata una intossicazione guaribile in 15 giorni. Gli agenti della polizia penitenziaria dopodiché hanno rapidamente riportato tutto alla normalità. Temiamo che le proteste possano estendersi in altri istituti del paese, si legge nella nota del SAP, dove ormai diventa difficile gestire la situazione a causa delle gravi difficoltà operative dovute alla carenza di personale di polizia penitenziaria e al sovraffollamento dei detenuti. Sulla scia dell'impegno nei confronti di una mobilità sostenibile, Ascom Bologna scende in campo con una nuova iniziativa per gli associati e presenta una moto elettrica. Andiamo a vedere. È proprio una scossa che Confcommercio Ascom Bologna vuole dare. L'associazione non si ferma alle proteste contro provvedimenti discutibili che non tengono conto delle perplessità espresse per una pedonalizzazione della T e l'ampiezza delle zone pedonalizzate, ma fa proposte per una mobilità sostenibile come la convenzione siglata con Motorini Zanini su uno scooter elettrico. Nello specifico, gli associati Ascom, oltre all'incentivo comunale di 300 euro e ai 300 euro per la rottamazione, avranno diritto a casco, bauletto, messa in strada gratuita per un valore di sconto pari a circa 250 euro. Diciamo che questo intanto è un primo esempio. Noi useremo questo primo motore elettrico per la consegna di tante pratiche quotidiane, quindi è di servizio all'associazione che ha la sua sede in centro storico e quindi ha esigenza anche presso gli associati di ritirare continuamente documentazione. Questo è un mezzo che permette di muoversi ai tanti che hanno questo tipo di esigenza e non la si può sicuramente precludere. Ancora cronaca, ancora aggressioni ai danni di anziane. L'ultimo episodio riguarda per l'appunto 2 donne anziane che sono state scippate in poco meno di un'ora ieri pomeriggio a Bologna. In via Venezia, nella periferia, una 70enne che stava rientrando in casa è stata avvicinata da un uomo che le ha strappato la borsa, dopodiché è fuggito in bicicletta. All'interno pochi contanti e un telefono cellulare. Poco più tardi, in via dello Sterlino, una donna di 77 anni è stata derubata dello stesso modo da uno scippatore che l'ha colta alle spalle ed è scappato a piedi. Dentro la borsa c'erano, anche in questo caso, alcune centinaia di euro. Ci spostiamo in Romagna, ma continuiamo con la cronaca, perché una ventina di prostitute rumene controllate, di cui 4 denunciate a piede libero per mancato rispetto del foglio di via obbligatorio emesso dalla questura di Rimini. Questo è accaduto per l'appunto dopo i controlli dei carabinieri di Rimini, un bilancio di una serie di controlli sui viali della prostituzione. Nelle scorse settimane l'amministrazione comunale riminese ha assestato un giro di vite sulla prostituzione con un provvedimento che, tra le altre cose, ha disposto la segnalazione dei clienti delle lucciole alla Guardia di Finanza, la quale ne passerà al setaccio la situazione economica. Cambiamo adesso completamente argomento, perché è uscita proprio in questi giorni l'edizione 2012 della Guida Osteria d'Italia. Ancora una volta la nostra regione è molto ben rappresentata, ci sono ben 126 locali segnalati e inoltre 13 hanno ottenuto il riconoscimento della chiocciola, quello più alto secondo la filosofia Slow Food dei curatori. Un intero inserto della guida, tra l'altro, è dedicato proprio alla piadina romagnola. Ci spiega tutto Federico Balletti.
Esce l'edizione 2012 di Osterie d'Italia, ancora una volta l'Emilia-Romagna si comporta bene. Si comporta bene, abbiamo oltre 100 osterie, che poi sono spesso trattorie, recensite, 13 chiocciole, cioè i locali che per Slow Food sono quelli che ci sono più vicini, nel senso che hanno un rapporto con il cibo che ci piace particolarmente. Ciò che c'è importante secondo me è che sempre di più la nostra guida è proprio attenta a questo rapporto con le materie prime, a questo rapporto quindi con i produttori, al costruire una rete importante fra gli osti e gli agricoltori, i contadini, i pescatori del territorio. Andiamo dalla piadina, ovviamente rigorosamente fatta a mano, dalla piadagliola, e che nella guida ha una sua sezione particolare, ci sono censiti 33 chioschi delle piadine, ovviamente alle crescentine invece emiliane, con tutti i salumi della tradizione, con il ravigiolo, che è questo formaggio fresco al latte crudo, ai cappelletti di Romagna, che hanno poi il loro contraltare del tortellino nei cappelletti di Reggio, negli anolini dell'Emilia. Come sono cambiate le osterie in questi anni? Le osterie si sono evolute, sono entrati tanti giovani a lavorare all'interno delle osterie, hanno portato il loro contributo e quindi alla tradizione abbiamo aggiunto il territorio, l'attenzione per la materia prima, l'attenzione per quelli che sono i prodotti che ogni territorio riesce a offrire. Anche Ravenna ha iniziato i festeggiamenti natalizi e come ogni anno ha acceso l'albero di Natale nella sua piazza principale, un albero decisamente patriottico. Guardate. Questa è una serata molto importante perché abbiamo illuminato il nostro albero di Natale. Quest'anno l'albero è tricolore, come vedete, in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. È un avvenimento quindi molto importante perché siamo alla fine dell'anno, però volevamo ricordare ancora il 150esimo. Siamo contenti che l'albero quest'anno l'abbiamo trovato sul nostro territorio. È un albero che era destinato all'abbattimento, viene qui dalla periferia di Ravenna. Abbiamo evitato di importare un albero dal Trentino, l'abbiamo trovato qui a casa nostra, quindi un valore aggiunto. Ravenna, candidata capitale della cultura, è un filo conduttore che lega un po' tutte le attività del comune. Mi piace sottolineare che dove c'è gente c'è cultura, siamo in una piazza aggremita di persone, qui non c'è forse la cultura quella più nobile, più famosa, c'è comunque la cultura di tutti i giorni, della gente che si incontra, vive la piazza. Una cosa molto bella che anche recentemente mi è stata sottolineata di come a Ravenna ci sia la cultura della piazza, degli eventi qui in piazza, vissuti dai cittadini, come adesso, come in questo momento, che col volontariato, la DVS, che ringraziamo. Quindi bei momenti, credo che la cultura sia anche questo stare insieme. Andiamo a Modena e parliamo di teatro perché un'indisposizione legata alle corde vocali alle quali ha subito un'operazione un mese fa ha portato Dario Fo a rinviare per l'appunto a Modena il secondo spettacolo di Mistero Buffo previsto per oggi pomeriggio al Forum Monzani. La rappresentazione è stata rimandata domenica prossima alle 18 e rimane comunque valido il biglietto con la data di oggi. In chiusura il calcio per la Serie A Palermo-Cesena giocata ieri 0-1, Bologna-Milan 2-2, Cagliari-Parma 0-0. La Lega Pro, prima divisione, Reggiana-Taranto 0-1, Foligno-Carpi 1-0, Avellino-Spal 2-1. E con i risultati del calcio è davvero tutto, un buon inizio di settimana dalla nostra redazione. Arrivederci.